Avvicinare i giovani studenti al mondo del lavoro, quindi scuola e mondo del lavoro, per orientare un po' il loro futuro e dare loro anche delle indicazioni su quelli che possono essere i possibili sbocchi professionali e occupazionali. Studenti da tutta la Toscana per il progetto di orientamento, che ha come destinatari delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Stiamo lavorando da qualche anno anche sul tema dell'orientamento. Perché? Perché i ragazzi devono sapere, i giovani che escono dalla scuola superiore devono sapere che è importante affrontare uno studio universitario, perché abbiamo bisogno di giovani con competenze, abbiamo bisogno di giovani che sappiano portare innovazione sia nel pubblico che nel privato. Per questo abbiamo organizzato questo lungo percorso, proprio per dare continuità alle azioni, questo lungo percorso che vede coinvolti 11.000 ragazzi che vengono dalle scuole dei territori di tutta la nostra regione, dalle scuole superiori. È un progetto triennale, nei 3 anni sono coinvolti circa 25.000 studenti di tutte le scuole della regione. Il tema del laboratorio è un'attività di orientamento verso il loro futuro e la scelta consapevole, quindi si parla di università, ma si parla anche di mondo del lavoro, di aziende, di filiere produttive toscane. Giusto che i ragazzi sviluppino le proprie competenze, le proprie abilità, secondo il proprio sentire e le proprie inclinazioni, però è anche vero che devono avere un occhio attento al sviluppo e alla modifica del sistema socio-economico futuro. E poi devono essere consapevoli perché noi scontiamo spesso un gap in fase iniziale dei percorsi universitari. Molti ragazzi abbandonano perché hanno scelto in modo superficiale e senza una effettiva conoscenza e consapevolezza di quello che è il mercato dell'offerta universitaria.